Napoli conquista la vetta della classifica e questo è il risultato più importante nel primo dei due posticipi che hanno concluso la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Al San Paolo gli azzurri di Sarri hanno vinto per 2-1 contro l'Inter di Roberto Mancini. Partenza via e dopo 1 minuto e mezzo Higuaín, ben seguito da Callejón in area di rigore, tira un sinistro che si insacca alle spalle di Handanovic per il vantaggio azzurro. Esplode lo stadio partenopeo. La rabbiosa reazione dell'Inter arriva solamente nel corso della chiusura del primo tempo, con un'azione pericolosa, e poi rimane in 10 per l'espulsione di Nagatomo. Nel secondo tempo la pressione azzurra si fa sentire molto ed i nerazzurri sono in difficoltà evidente. Il gol del raddoppio arriva a pochi minuti dalla conclusione della partita, ancora con l'argentino. L'Inter ha la capacità comunque di accorciare le distanze con Pjanic. Il resto è tutto un forcing della formazione nerazzurra che nel giro di pochi secondi colpisce due pali. Alla fine è trionfo e vetta della classifica. Napoli 31, Inter 30, Fiorentina 29. I viola sono costretti invece al pareggio al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Vantaggio immediato di Borja Valero e pareggio di Bloccarin.